Grande serata questa sera al Biblos, 150 persone per il candidato Ventimiglia, si aspetta un grande risultato per Ventimiglia, per la Lega, per tutta la coalizione. Siamo sicuri che vinceremo il primo turno, l'ultimo sondaggio ci dà al 47%, in crescita negli ultimi due mesi del 4%, quindi manca ancora un mese, 47 più 4 fa 51, siamo tutti pronti. Sì, qua al Biblos ho raccolto circa 150 miei sostenitori, persone che vogliono fortemente un cambiamento della città di Sanremo e che non vogliono una continuità con quella che è stata la politica del candidato e del sindaco Bianchini. Quindi io dico sempre, chi vota il candidato Gianni Rolando vota una discontinuità con 10 anni di politica a Sanremo, chi vota il candidato sindaco Magher vota la continuità col sindaco Bianchini. Questo deve essere chiaro ai cittadini di Sanremo. Quindi chi vuole la discontinuità, il candidato sindaco, l'ingegner Gianni Rolando, è sicuramente la scelta giusta. Vogliamo una città totalmente diversa da quella che ci ha lasciato il sindaco Bianchini in questi 10 anni di amministrazione. E voglio dire una cosa, che sia chiaro ai cittadini di Sanremo, chi vota il candidato sindaco Magher è votare la continuità con l'amministrazione Bianchini. Chi vota il candidato sindaco Gianni Rolando e votare la novità e il volto nuovo. Sanremo non è solo il centro, non è solo via Matteotti, Sanremo sono le frazioni, sono le periferie e sono i quartieri. Noi avremo attenzione a tutti i quartieri di Sanremo e a tutte le frazioni. È importante che in ogni frazione il livello di vita aumenti, il livello di benessere aumenti. Questo può essere fatto soltanto con un confronto capillare con tutte le persone e con un riferimento continuo con una o più persone di ogni quartiere e di ogni frazione. Sarà la nostra politica del fare. Importantissimo il Porto Vecchio, è stato aperto il nuovo progetto, oggi ho illustrato il progetto a tutti gli abitanti del porto, è importantissimo riuscire a gestire la costruzione per i prossimi 3 anni. Tutti gli addetti del porto devono avere la certezza di poter continuare la loro attività. È importantissimo e soprattutto devono essere contenti della loro sistemazione finale. E anche la parte a terra, quindi i bar e i ristoranti, devono avere il minimo danno possibile. Sarà mia cura come sindaco in tutti i modi di agevolare questa trasformazione che è fondamentale per la città e che porterà la città di Sanremo nuovamente ai primi posti dell'elite europea.